Buon martedì 25 giugno. Dunque, il Vangelo di oggi ci invita a non sprecare le nostre risorse, i nostri valori, a essere perseveranti nell'impegno, a fare in modo che la nostra esistenza si conduca non attraverso le strade ingannevoli, spaziose, che portano a porte ampie, le quali poi definiscono un'apertura verso la catastrofe e il disastro, penso al consumismo, ma di percorrere una strada stretta che porta a un ingresso stretto. Non è un meccanismo selettivo, è un meccanismo che ci invita a essere sobri e moderati nel nostro modo di vivere, a essere protagonisti e testimoni di uno stile di vita improntato alla essenzialità. Tutti possono accedere alla essenzialità, purché sappiano fare tesoro delle conseguenze, delle forme ingannevoli che la mondanità ha intessuto nel procedere della storia dell'Homo sapiens su questo pianeta fino ad arrivare ai nostri giorni, tempi di dissipazione delle risorse. E soprattutto tempi nei quali l'autoreferenzialità porta a odiare il prossimo e a far sì che quello che noi non vorremmo fosse fatto a noi stessi, finiamo per farlo agli altri, cioè essere protagonisti di ingiustizia e di violenza nei confronti del prossimo. E penso a una violenza non solo individuale, ma anche collettiva. La colonizzazione del pianeta, l'occupazione delle terre altrui, gli aspetti divisivi in nome della legittimità del profitto, la divisione anche del nostro paese, quella che è stata definita e giustamente criticata come autonomia differenziata, fondata su una presunzione di meritocrazia. Tutto questo ha il preciso significato che ci stiamo muovendo lungo il solco di una prospettiva che porta inevitabilmente alla faciloneria, alla dissipazione, alla incapacità di perseverare nella gioiosa bellezza della sobrietà e della essenzialità nei nostri stili di vita. E così Papa Francesco si esprime all'Angelus del 25 agosto 2019 relativamente al Vangelo di oggi. Con queste parole Gesù fa capire che non è questione di numero, non c'è il numero chiuso in paradiso, non c'è il numero chiuso, non c'è selettività. Ma si tratta di attraversare fin da ora il passaggio giusto. E questo passaggio giusto è per tutti, ma è stretto. Tutti possono passare, ma è stretto. Quindi disponiamoci con ordine, rispetto delle diversità, per percorrere questo sentiero stretto. Questo è il problema. Gesù non vuole illuderci, e quanta illusione c'è invece nella nostra cultura consumistica, i social che promettono che diventerai ricco con poche mosse, le criptomonete, i giochi in borsa. Poi noi ce la prendiamo con i ludopatici, ma questa è una cultura ludopatica, cioè non è in gioco il gioco, è in gioco il profitto. Gesù non vuole illuderci dicendo: sì, state tranquilli, la cosa è facile, c'è una bella autostrada e in fondo un grande portone. È una formulazione che rappresenta simbolicamente quelle che sono poi le promesse della politica ossessionata dal consenso fondato sulla faciloneria. Non ci dice questo ci parla della porta stretta.
Chi dice le cose come stanno? Il passaggio è stretto. In che senso questo passaggio è stretto? Si chiede Papa Francesco. Nel senso che per salvarsi bisogna amare Dio e il prossimo. Amare Dio e il prossimo, due aspetti inscindibili. E questo non è comodo. Certo, è bello. È sacrosanto, ma non è comodo. È una porta stretta perché è esigente. Esigente con ciascuno di noi, con la nostra coscienza soggettiva. L'amore è esigente sempre, richiede impegno, anzi, sforzo. Non è un estemporaneo innamoramento l'amore, richiede impegno e sforzo, cioè una volontà decisa e perseverante di vivere secondo il Vangelo, secondo la buona notizia, che ci rassicura che il regno di Dio è tra noi e che è giunto il momento nel quale è possibile una conversione radicale. San Paolo lo chiama il buon combattimento della fede. Ci vuole lo sforzo di tutti i giorni, di tutto il giorno per amare Dio e il prossimo. Uno sforzo che va in controtendenza rispetto alle tristi derive culturali e politiche del nostro tempo, nel quale si giustifica l'ingiustizia sociale, si crea frammentazione, non si ama l'altro nella sua radicale diversità. Non c'è spazio per l'amore, ci si può innamorare di un leader, di un'idea più o meno bislacca, la quale fa grandi promesse di autostrade a fine delle quali si aprirà un grande portone di ricchezza, ma queste sono forme ingannevoli che trovano spazio soprattutto nella potenza delle tecniche mediatiche. Ma di fronte a questo, mettiamoci in ascolto della buona notizia. Dal Vangelo secondo Matteo, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Non sprecate. Questo è il punto fondamentale sul quale dobbiamo costantemente porre attenzione. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti: fare agli altri quello che tu vorresti che gli altri facessero a te. Noi tutti siamo abitati dal bisogno di essere amati. Beh, facciamo almeno la fatica e lo sforzo di amare quotidianamente chi sentiamo radicalmente diverso da noi. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. Quando si incontra la promessa di un'autostrada che porta a un grande portone, siate certi che lì è la strada della perdizione. E molti sono quelli che entrano, purtroppo, sedotti da questa faciloneria. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Tutti, nessuno è escluso a poterla cercare e trovarla, ma purtroppo pochi la troveranno e la cercheranno. Ma questa è la strada autentica verso una prospettiva esistenziale che ci pone nella pienezza del messaggio evangelico che è nella morte e resurrezione di Gesù, che ha donato la propria vita per il bene di questa umanità, per la vita eterna, la vita autentica, la vita che si esprime nella pienezza delle nostre relazioni reciproche e con l'intero creato. Buona giornata a tutte e a tutti.